TGX, signori, una potenza. Cioè, praticamente l'intercettazione satellitare con gli alieni. E la fama a non sfandare tutto. Magique pâtissier chocolat. C'è l'elicottero, la macchina, lo spascio. Rimasti bloccati. Amici carissimi del canale Wilson Second Side, ben ritrovati a tutti voi camionisti e non su Euro Truck Simulator 2. Signori, questo giuoco, 11 anni di vita, signori, non appassisce mai. È un cult a tutti gli effetti. Oggi puntata diversa, puntata particolare. Il gioco si è appena aggiornato alla versione 1.47 con questo gingillino extra offerto dalla casa, il Man TGX, signori, una potenza, 263.000 euro, non voglio aggiungere altro, 963 litri di carburante, non voglio aggiungere altro, una bestia a tutti gli effetti. Ed oggi noi lo andiamo proprio a battezzare, lo abbiamo appena comprato, lo abbiamo appena aggiunto alla nostra flotta, adesso abbiamo 43 camion di tutto rispetto, questo lo guidiamo noi. Però non lo voglio ancora truccare, non lo voglio ancora modificare, tranne lo voglio un attimino personalizzare. Saliamo subito a bordo e sentiamo il sound. Suona che è una meraviglia. Andiamo. Guardate il design interno. Qui manca Priscilla, che l'aggiungeremo strada facendo. Lì abbiamo il baracchino, mi pare, oppure abbiamo un telecomando che collega qua l'intercooler e l'intercity. Guardate quelle... brand, quel marchio con quel leoncino, niente male. Qui presa d'aria, non si sa mai, un pedo che scappa durante il tragitto può sempre capitare. Qui ci sono intercooler, intercity, come detto c'è praticamente l'intercettazione satellitare con gli alieni. Per adesso non vi dice niente, ma presto vi dirà qualcosa. Certo, ha del potenziale ancora inespresso, ma dategli tempo. Allora, eccoci qua, andiamo a vedere un attimino di... Sì, sane e salve, che? Oh, ma sei una cucca. E intanto, come vedete, ci sono tre versioni che sono state rilasciate, GN, GM, GX. Noi ovviamente abbiamo il top del top, quindi siamo andati di GX. Vedete la versione, questa è GN. No, l'installazione di questo articolo non è possibile, infatti noi non lo facciamo. Come anche il discorso relativo ai rapporti. Potremmo anche fare 6 rapporti o 16 rapporti con retarder. Qui già avete un'idea di che cosa può diventare. No, una bestia, una bestia. Per quanto invece riguarda gli interni, c'è del lavoro che possiamo fare. Individual Lion, farlo guidare a sinistra o a destra in base alla situations. Verniciatura. Allora, un colore aggressivo. Però volendo potremmo anche fare un qualcosa del genere. Così non è male. Questo è carino, questo colore qua, fuligine notturna, anche no. Versione già acquatica abbiamo fatto Bus Simulator. Mamma mia ragazzi. Guarda qui, questo è bello. Uno sputafuoco, un mago sputafuoco, fantastico, usa i superpoteri. La rabbia di Tyr. Vabbè, a me ispira molto questo, con il drago. Che ne pensate, vi piace? A me sì, non è male. Vediamo, allora, questo qui va bene, lo acquistiamo. Totale da pagare sono 48.000 pipi col drago, ragazzi. La faccio Lucazzi. C'è qualcosa che possiamo fare da queste parti? Il lampeggiante non ci serve. Bello, con l'individual S. Acquistiamo. Not too bad. Ok. Beh, li posso mettere nel carrello comunque le cose, tanto per non evitare di fare ogni 2 secondi entra e esci. Queste non mi dispiacciono. Vorrei capire bene di che stiamo a parlare, però vabbè, mettiamola nel carrello. Questo è luccicoso, mi piace. Aggiungiamo. Da questa parte stiamo inserendo nel carrello anche questa barretta qua sopra. L'alettone ci sta tutto, assolutamente. Almeno diamogli un design sportivo. Le ruote. Beh, le ruote, ragazzi, sono fondamentali. Io andrei di Michelin. Assolutamente sì. Da questa parte abbiamo già configurato. Andiamo a fare i volgari. The Space. Aggiungiamo al carrello. Ed eccolo qui, ragazzi. Che vi devo dire? Che vi devo dire? E allora, ragazzi, io direi di farci un piccolo e breve viaggetto. Un piccolo lavoretto. Non troppo lontano. Perché oggi è per provare questo ragazzo. Noi in questo momento siamo a Firenze. Ok? Quindi...
Quindi saliamo un attimino, andiamo un attimino nel nostro qui offerte di lavoro, lavoro autonomo. Vediamo a Firenze che cosa possiamo andare a portare. Comunque abbastanza leggero come lavoro, no no, un lavoro molto vicino che non ci faccia, come dire, non ci uccida l'anima. Facciamo questo che probabilmente non mi crea problemi. Ok, signori, proviamolo, dai. È ora di andare. Allora, sappiate che non abbiamo modificato praticamente nulla in termini di motore, quindi saremo con il motore uscito proprio di fabbrica. Quindi saremo costretti ad andare ad una velocità praticamente a passo di lumaca. Ecco perché sto volendo oggi fare un viaggio molto tranquillo. E ha fama a non sfandare tutto? Sì. Voltare a destra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Ok. Ok, siamo qui alla DHL a ritirare il nostro primo ragazzo. A sinistra. Il nostro primo carico. Abbiamo qualcuno che ci sta inseguendo. Ok, eccoci qua. Oh, vediamo come suonano le campane. Avelo! Apriamo il cancello, avelo! Ok, abbiamo detto che dobbiamo andare esattamente fino a lì, ad Innsbruck. Ci portiamo praticamente, che cosa stiamo andando a portare? 10 tonnellate di port, che praticamente che cos'è? Vino. C'è anche in pandanto, ragazzi, eh. Abbiamo anche il carico in pandanto. Ok, premi T. Agganciato. Ragazzi, fantasticherie, chiccherie, magique, pâtissier, chocolat. All right, let's go. Intanto direzione Innsbruck, lo tastiamo. In questo caso l'amico Salvatore sarà felicissimo perché non ho modificato niente. Lui piace i camion, li porto alla maniera giusta, quella legale. Quante marce? Ah, 11 marce. 11 rapporti, chiamiamola così. 11 marce, poi qualcuno mi correggerà su questa nefandezza, non sono un esperto di camion. Avanti, si va in autostrada finalmente, andiamo a provare la bestia. E comunque, la spintarella ce l'ha, sale abbastanza bene. Ora vediamo, tanto c'è il primo telepass. Io non ce l'ho il telepass, vero? Dobbiamo comprarlo, cosa che verrà fatta molto presto. Tanto evitiamo di andare a sbattere contro questa. Che ci abbiamo? Butta fuori qui alla cassa? Quelle ruote sono fantastiche, ragazzi. Michelin! Questo passo. Ma come? Ma chi ha urtato l'altro veicolo? Ma che cacchio stai dicendo? Come ve le inventate sempre le cose? Oh, raga. Raga, fra poco ci dobbiamo andare a riposare, eh? Infatti io direi, forse è anche il caso. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ma non devi necessariamente farlo, perché noi ci stiamo andando a coricare. Nel frattempo, io direi di fare una piccola modifichina, perché secondo me con l'aggiornamento che c'è stato mi ha rimodificato nuovamente le mie preference. Tipo, affaticamento va bene, infrazione ci sono, va bene, ma il dispendio di carburante, consumo realistico del carburante, allora va bene, c'è. Allora siamo noi che non consumiamo niente, che eravamo abituati troppo male con l'altro. Va bene, intanto se sono fatte le 7 di sera, tra poco fa buio, quindi viaggeremo al buio. Bravi, fai una multina. Ma che cazzo stai di circolazione affari spenti? Ma non è vero, li avevo accesi. Grande Ethan, 46.000 pippi a casa, bravo. 48.000 per Yusuf. Ovviamente stiamo attenti qui. Perché è bloccato? No! Uscire a destra. Ma non posso! Ma non ci sto potendo credere, raga. E ora? E come cacchio famo ora? E qui la situazione cambia. Qui è un problema ora. Perché ora praticamente noi dobbiamo ritornare indietro. Sperando di riuscire a trovare una via che non sia interrotta. Anche perché penso che stiamo ritornando praticamente indietro.
Quindi vorrei capire bene. Mamma mia, che uscita pazzesca che ho fatto. Qui avrei ammazzato chiunque praticamente. Ma che, mi stai facendo ripagare un'altra volta il pedaggio? Ma non ci sto potendo credere. 30 euro. Ma no! Stai scherzando? Dai, non è vero. Dai, non è vero. No, no, dai, è assurda questa cosa. Quante cacchio di volte lo devo pagare sto parcheggio? Vabbè, ora non me l'ha fatto pagare perché stiamo rientrando. Però non mi dovevi far pagare, vabbè. Dici, ma a noi che ce ne frega che tu c'è l'interruzione? Tu sei venuto qui da noi, devi pagare. Vediamo. No, okay, che cacchio! Cerchiamo un nuovo percorso. No, ma quando mai? Ma che stai a di? Che stai a di? Non mi venite a rompere le balle? Vabbè, va. Ecco, di qua dobbiamo andare. Sto cercando un nuovo percorso. È giusto, abbiamo, così abbiamo risparmiato praticamente un'ora, eh. Vabbè, comunque non abbiamo fatto danni, ragazzi, tranquilli. Tenersi a destra. Minchia. Uscire a destra. Allora dobbiamo uscire qua. No, no, avete rotto le palle. No, avete rotto le palle. E io esco di qua. E scusami. E ora io qua sbatto, sicuro. Matematico. No. No. E non è che mi potete bloccare tutte le strade. Io come ci arrivo là? Ecco, quelli possono passare. In mezzo c'è l'elicottero, la macchina, lo spascio. Cazzo. Rimasti bloccati. Non usciamo più da qua, ragazzi. Ma dai, ma quello come cacchio fa a mettersi dietro di me così? Io come dovrei muovermi? Ma levati, dai, che l'ho fatta apposta. Carro attrezzi. Due coglioni. Ci hanno bloccato praticamente. Ripariamo il danno e via. Ah, vediamo dove cavolo è che ci ha portati. A quante migliaia di chilometri ci ha portati, sperando che non ci faccia ritornare un'altra volta lì. No, mi devi far vedere la mappa però, frate. Ok. Un viaggio che tendenzialmente doveva essere molto tranquillo si sta trasformando praticamente in un viaggio di 16 ore. Il cliente aspetta... lo so, assicurati di fare in tempo. Frate. Lo so, ragazzi. È un'altra volta in ritardo arriviamo, porca di quella troia. Ma facciamo a non ribaltarci in questa curva? No, avete rotto i cogliomberi ora, eh? Forse l'abbiamo superato, ragazzi. Cioè, quindi dovevamo fare quella piccola deviazione per su Zara. Me lo potevi dire anche prima, no? Va bene, ragazzi, voi ovviamente lasciatemi il vostro feedback. Fatemi sapere cosa ne pensate. Volete che portiamo ancora qualche altro capitolo di questo titolo? Qualche altro DLC? Sicuramente in futuro ne arriveranno altri. Ne sto aspettando ancora alcune mappe, tipo quella dei Balcani. Anzi, no, quella dei... sì, quella dei... no, quella russa. Sto ancora aspettando quella russa, ragazzi. Bene, ma sì, ma sì, ma sì. Ma chi se ne frega, guarda qua, guarda qua. Minchia, paura, eh. Sa come deve essere viaggiare di notte per i camionisti? Secondo me è meglio, perché sono più tranquilli, hanno le strade più libere. Si fanno quattro chiacchiere con il baracchino fra di loro. Si raccontano le storie. Si fermano, si incontrano magari. Ok, quanto ci fate pagare? È intera 53 euro di parcheggio. Di pedaggio. Guarda questo, guarda questo. Un assassino. Austell, no, non andare a destra. Però attenzione, perché secondo me sbattiamo. E la macchina io non l'ho vista passare poi più, eh. Da questa parte? Ci siamo? Mi fate il controllo con i raggi? 45, vabbè, pagato. Arrivederci. Oh, elevatevi. Noi abbiamo pagato, eh.
Ci abbiamo pure la ricevuta, quindi levatevi dalle balle. Ma dico, ma due luci? No? Cioè, che vi hanno fatto? Ma in Austria bollette, cose, niente. Non sono previste. Cioè, sembra quasi le autostrade inglesi. E poi uscire a destra. Senza luce. Tutte senza luce sono queste autostrade. Boh. Uscire a destra. E l'ho capito, però io non vedo niente. Mettetele un due cacchio di luci, tanto per dire. Far vedere lo svincolo quantomeno. Allora, ragazzi, welcome to Innsbruck, my friends. Innsbruck esplorata, ancora manco piede ci ho messo. Però l'abbiamo esplorata, eh. Oh, che bella! Mamma mia, affascinante! Guarda che bel monumento che c'è lì! Ma quello è il Duomo? Sì, ma quella è la cattedrale! Si vede un cacchio! Vabbè, la zona industriale di Innsbruck. Che pretendi? Tenersi a sinistra. Innsbruck. L'ho capito che siamo in ritardo, frate, ma siamo qui, anzi, comincia ad aprire le porte, va. Lo so, mi dispiace. Avremmo potuto fare meglio, ma dovevamo riposare, sennò non saremmo arrivati comunque. Zendrum, c'era Zendrum da quella parte. Ok, signori, arrivati a destination. Freccia. Voltare a destra. E ora qui ci divertiamo a parcheggiare. Qui termina il nostro viaggio. E su questo non ci piove. Dobbiamo metterlo là. Ah, vabbè, è abbastanza, come dire, è fattibile. E che bel ruggito, raga. Secondiamo, perché sennò... Ok. Guarda qua che bravini che siamo. Andiamo però a recuperare un po'. Secondo me dobbiamo fare un'altra manovrina. Secondo me sì, che non c'entriamo bene. Però adesso... Ya recuperiamo, ya spanghiamo. Ok, dai che ci stiamo riprendendo la manina. La manita. Alright. Non troppo, non esagerare. Dai, va. Che ci vuole? E forza. Dai che siamo entrati. Dai, non cercare la perfection. Ok. Bella. Allora, è in ritardo, lo so. Vediamo il nostro risultato. Temo che qualcosa l'abbiamo... No, vabbè, alla fine abbiamo guadagnato 31.742 dei 53 che erano previsti. La penalità per il ritardo, oh, ma sono severi, sono 21.906 pippi, ragazzi. Vabbè, comunque, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo camion, se vi è piaciuto. Cos'altro vorreste vedere su questo titolo, se volete ancora vedere questo titolo. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Da Innsbruck è tutto, noi ci vediamo alla prossima mission. Ciao.